Francesca è la turbina motore di Aila Arezzo, Federico Luzzi, la mamma diciamo che è l'artigiana, nel senso che dietro le quinte, come dire, ecco, diciamo che il nostro tandem credo che dia una bella spinta, per cui il premio al lavoro, al tanto lavoro è questo, sì. Vedere la contentezza anche dei medici, del dottor Occhini, delle infermiere, tutto quello che riusciremo ad aggiungere, anche piccoli tocchi finali a questo reparto bellissimo, per guarire o anche per sopportare eventi meno felici, a stare in un ambiente luminoso, chiaro, positivo, aiuta. E quindi il fatto di poter aiutare i malati, i pazienti e le loro famiglie per noi è vitale. Rinasce nel nome di Federico Luzzi il reparto di ematologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Promessa del tennis professionistico nel 2001, vinse i Challenger di Bombay ed ottenne la prima convocazione in Coppa Davis. Il 25 ottobre del 2008 una forma fulminante di leucemia lo porta via ai suoi affetti più cari. Oggi l'associazione a lui intitolata e diretta dalla sorella Francesca e dalla madre ha donato tutti gli arredi al nuovo reparto diretto dal dottor Ubaldo Occhini e nel nome di Federico tante famiglie e tanti pazienti ricevono assistenza ed aiuto. Sì, oggi è un giorno lieto. Riapriamo oggi pomeriggio il reparto di ematologia dopo 2 anni di chiusura legato al Covid. È un giorno importante per noi e soprattutto per i nostri malati che hanno finalmente un ambiente idoneo dove possono essere curati, diciamo, non soltanto efficacemente dal punto di vista della chemioterapia, della terapia, ma anche delle loro necessità di isolamento, di protezione e anche del comfort alberghiero. Quanto conta l'aiuto delle associazioni di volontariato? È fondamentale, per noi sono un sostegno importantissimo, ci hanno aiutato per gli arredi del reparto, ci hanno aiutato per borse di studio per i medici, ci aiutano insomma per ogni nostra necessità e quindi per noi è fondamentale. Il dottor Occhini è meraviglioso. Il dottor Occhini è una persona splendida, sempre pronta ad aiutare e diciamo che io sono il suo tramite, perché qualsiasi cosa ha bisogno lui sa che alza il telefono e qualsiasi cosa chiede io nell'immediato, se riesco, provvedo. Come sta andando per la popolazione queste malattie che derivano dal punto di vista che la riguardano? È un momento straordinario anche per questo, perché la maggior parte delle malattie ematologiche oggi vengono curate con farmaci biologici e non più con chemioterapia. Quindi vengono curate efficacemente e senza gli effetti collaterali, sia immediati sia a distanza, della chemioterapia. E quindi diciamo che è un momento rivoluzionario per l'ematologia, che è all'avanguardia, diciamo, in questo di tutta l'oncologia medica. C'è delle alte percentuali di guariti o ancora? No, ci sono altissime percentuali di guariti. Ormai in tutte le malattie ematologiche non c'è patologia in cui non ci siano almeno il 50% di possibilità di guarire e per molte malattie ci si avvicina al 90%. E poi se in tutti i casi c'è un rallentamento? Sì, assolutamente, c'è la possibilità di ottenere quella che noi chiamiamo la remissione della malattia, come nel mieloma, dove che è una malattia che purtroppo non guarisce, ma dove la sopravvivenza supera ormai i 10 anni dalla diagnosi.